Sì. Flavio, Vincenzo Patrone dice chi ha sbagliato deve pagare, ma voglio leggere gli atti della procura, non prendo per buono tutto quello che dice Corona. Ovviamente, dice benissimo Vincenzo che speriamo possa entrare, anche perché adesso poi dopo le prime dichiarazioni c'è tutta una marea di fake che stanno invadendo i media, che stanno invadendo i giornali, davvero adesso bisogna prendere pochissimo di quello che si sente in giro, Flavio. Allora, prima di tutto bisogna fare i complimenti a Corona, perché il giornalista deve fare questo, noi a volte ce lo dimentichiamo, quindi anche per rispondere a Francesco che dice perché lo dice Corona, perché è anche il ruolo di Corona. Corona è un giornalista, piaccia o meno, simpatico, antipatico, è il suo lavoro, No, ragazzi. Mario, Flavio, aspetta. permettetemi, io non sto condannando No, Corona, no, attenzione, ho voglio capito, dire, è Francesco, Francesco, possibile ma che un paese civile come il mio, cioè, deve essere Corona, oppure Striscia la Notizia, paese civile oppure le Iene? ci sta anche che il giornalista faccia delle inchieste. Cioè, a volte ci dimentichiamo che il giornalista, Paolo, ringraziando Gesù Cristo, fa anche delle Flavio, inchieste. però noi l'abbiamo detto prima anche con Francesco Manno, ma il giornalista fa le inchieste, si rivolge all'editore. Decidono se pubblicarla, ma il giornalista Anche questo, non questa roba va qua, a ricattare siamo il ragazzo abituati, sul piano. ragazzi, perché dobbiamo, cioè, siamo abituati in un mondo ovattato, ripeto, qua non si sta parlando, non si sta discutendo se Corona ci sta simpatico o meno. Corona è un giornalista che ha fatto un'inchiesta da togliersi il cappello, deve chiedere all'editore. Poi siamo d'accordo che nel 2023, prima, negli anni 80 c'è successo uno scandalo sulle scommesse che è 10.000 volte peggio quello di oggi, perché sostenendo noi, vabbè, i ragazzi di oggi, no, 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 no. Negli anni 80 si sono venduti le partite, hanno combinato le partite, quindi occhio a dire, ma i ragazzi di oggi, perché ho visto qualcuno, i ragazzi di oggi, no, no, negli anni 80 è successo ancora peggio, quindi usciamo dal discorso, vabbè, al tempo di oggi, no, no, quindi Flavio, però usciamo dalla vostra, consentimi vai. soltanto un brevissimo inciso. Il giornalista che fa uno scoop, non va a ricattare il calciatore, non va a Chi ha ricattare. ricattato quel calciatore? Scusami, Antonio, Corona questo fa qua. le sue fortune dai soldi che gli danno le persone indagate, le persone Aspetta, no, Francesco, sulle quindi non. Aspetta, paparazzate fa le sono sue due fortune. prove diverse, Antonio. Quello In non è questo caso, giornalismo, lui non sta questo è un ricattando parere nessuno. passato, però, eh. Quello è successo 20 anni fa. Oggi lui non sta ricattando nessuno. Ha delle informazioni, ha fatto un'inchiesta, sta facendo un'inchiesta e sta dando come vuole lui, dove vuole lui, i nomi che lui sta facendo. Nel 2023. Funziona così. Se ci aspettiamo ancora che le inchieste si fanno sui giornali, su Corriere della Sera, il mondo sta cambiando. Ci sono i social. Prima i nomi venivano fatti dovevi comprare il giornale, adesso devi andare su un gruppo Telegram, devi andare su Instagram. Cambiata l'informazione, ragazzi. Quindi io onestamente a Corona leggo critiche. Anzi, Corona sta facendo un lavoro pazzesco. Cioè, quindi chi se la prende con. Poi il giornalista, ragazzi, il giornalista funziona in inchiesta. Ci siamo abituati nel 2023 che il giornalista fa i TikTok, il giornalista fa le sue opinioni. Il giornalista, questo è il suo lavoro, eh. Deve anche fare le inchieste. Ha fatto un'inchiesta da alzarsi e applaudirlo, punto. Poi non ci sta simpatico, di certo, se uno di noi ha una figlia, di certo non vorrebbe che a sposarlo sia Corona. Ma questo è un altro discorso, ragazzi. Bisogna anche definire poi l'inchiesta, perché io non credo che lui abbia solo pagato degli informatori. Non Questo, credo. Antonio, tu Non sa mi. manco pronunciare il nome di Zaleschi. Dai, lo comprate come Ma cosa Zaleschi. c'entra, Antonio? È un L'inchiesta, da quando c'è giornalista, uno che non un'inchiesta? conosce C'è manco i un calciatori. giornalista che fa Lui ha un'inchiesta. pagato degli informatori e adesso sta guadagnando più di Antonio, quello che ha pagato. ma perché tu pensi che in passato i giornalisti che hanno fatto inchieste non avevano informatori? Ma che roba è? Cioè. Oh, io non, su Corona sto sentendo delle robe. Ripeto, andiamo oltre. Mi sta simpatico, antipatico. Sta Assolutamente. facendo un'inchiesta. Con da applausi, punto. Non c'è molto da dire. Poi io sono d'accordo che i ragazzi vanno aiutati perché non hanno combinato delle partite, hanno sbagliato. La ludopatia è una malattia, a volte ce la dimentichiamo. La ludopatia è una malattia. E nelle nostre città i centri scommesse sono sempre pieni e noi lo sappiamo. Quindi è una malattia. Qui si parla di ragazzi che si sono scommessi tanto,
vanno aiutati, vanno squalificati perché chi sbaglia deve pagare. Però vanno anche aiutati questi ragazzi, quindi puniamoli perché chi sbaglia deve pagare, ma occhio a dipingerli come mostri, perché non si sono venduti le partite.